Buongiorno a tutti amici di questo canale e benvenuti in questo vlog. Vi porto insieme a me in un'escursione per le montagne della Calabria, precisamente a Monte Sirino. Sono le 5:45 e sono ancora addormentato perché mi sono svegliato proprio 5 minuti fa. C'è il 12 luglio e si sta veramente bene. Fra poco vado ai cavalli. Noi ci troviamo direttamente a Monte Sirino. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances colored pills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? But he believes in all. È appena iniziato con Cosimo dietro. La sosta e poi si riparte. Finalmente arrivati a Monte Sirino, al santuario, e adesso facciamo una visita alla Madonna e dopo scendiamo. Okay. Dopo più o meno 3 ore di passeggiata a cavallo ci siamo fermati per mangiare. Siamo più o meno a 2000 metri di altezza. Per chi lo volesse sapere, Tarrus è stato super bravo. Prossima. Grazie. Qua. Non mi devi venire così, Luci.
Guggenbach. Fra poco partiamo. Niente. Doveva piovere a quest'ora. Adesso sono le 14:27. Niente. Così, dico proprio la... Wow. Co? Ah, ok, quando... No, così, guarda, metti sopra. Vedi, Cosimo. Sono simbati. Mi prendi per scendere. E dal suono che state sentendo si è messo a piovere. Come potete immaginare, siamo completamente bagnati e sta continuando a piovere. Mi sono appena cambiato, sono asciutto. Se così sono asciutto. Ho i capelli ancora bagnatissimi e questa maglia è fradicia. Stiamo tornando a casa, vi aggiorno dopo su cosa è successo. Allora, sono tornato a casa, mi sono fatto la doccia, ho finito di mangiare poco fa. E adesso vi racconto cos'è successo. In poche parole, nelle ultime clip che avete visto della passeggiata, si vede una grande nube bianca, che è nebbia. E quindi non vedevamo niente davanti. A un certo punto inizia a piovere. Ma era un po' quella pioggerellina a cui si può resistere. Soltanto che è andata sempre peggiorando. Fino a bagnarci completamente vestiti, eravamo completamente zuppi. La sella e il sottosella, tutto era bagnatissimo. Allora io, visto che io odio i vestiti bagnati addosso, ho iniziato a correre fino ad arrivare a meta più velocemente possibile. Infatti sono arrivato primo a destinazione. Soltanto che, arrivato a destinazione, mio padre ancora era rimasto indietro e quindi dovevo aspettarlo perché non avevo le chiavi della macchina. Non avevo il borsone in cui c'erano dentro i miei vestiti, era nella macchina. Non potevo aprire il trailer perché non ce la facevo. Tantissime cose che non potevo fare. A quel punto ho disellato il cavallo, ho messo la sella dentro il trailer. E ho lasciato il cavallo sotto la pioggia, che in realtà era quasi finita la pioggia, non ce n'era neanche. Allora decido di cacciarmi i stivali. Gli stivali. Dentro gli stivali c'era tanta di quell'acqua che è immaginabile. Ho rischiato più delle volte di cadere di faccia sul terreno, sul coso, sul cemento, da tantissime parti. E quindi è stata un'impresa veramente arrivare a destinazione. Per fortuna sono vivo. Il video di oggi finisce qui e spero che questa passeggiata vi sia piaciuta e questa, diciamo, avventura più che passeggiata vi sia piaciuta. Io ringrazio Cosimo per aver partecipato a questo video. E niente, lasciate un mi piace, un commentino, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. E niente, ciao ciao!